Ciao, sono Fani e oggi andiamo a fare l'unboxing di questo nuovo biotrituratore della Top Shack. Apriamolo subito. Ok, qui abbiamo ovviamente il corpo macchina, serbatoio, ruote per trasporto, spingipezzo, inutili metallica, chiavi e ovviamente manuale di istruzioni. Il manuale di istruzioni comprende anche la garanzia, foglietti illustrativi e una pratica guida al montaggio illustrata a colori. Per me è una cosa incredibile trovare un manuale a colori, quindi andiamo subito a montarlo. Deve essere abbastanza semplice comunque. Ok, una volta montati i piedini vado a montare le ruote. Quindi in dotazione abbiamo la vite con le ranelle, quindi andiamo a metterlo in questo modo. Così, l'anella e la andiamo a inserire qua. E infine mettiamo il dado autobloccante. Avendo in dotazione le chiavi, non abbiamo bisogno di nessun attrezzo esterno, anche se ovviamente con le chiavi a cricchetto sarebbe ancora più semplice. Una volta strette le ruote possiamo andare a mettere i copriruota. Niente, detto che non servivano attrezzi, invece serve cacciavite, ma io avendo 82 avvitatori ne vado subito a prendere uno. Allora, già che è ribaltato ve lo faccio vedere un po' meglio. Questo qua è il motore, una roba veramente grossa, il blocchetto delle lame. Lame che tagliano fino a 45 mm di diametro del tronco, un motore da 2800 watt, quindi una bella potenza, lo danno per 90 decibel di rumore, quindi cuffie antirumore sempre consigliate. Bene, finiamo di montarlo e poi ve lo faccio vedere per intero. Bene, questo biotrituratore è dotato di molte funzioni di sicurezza, come ad esempio il blocco del cestello. Se questo qui è verso l'alto, il cestello è bloccato, quindi non si può estrarre, non si possono mettere le mani e la macchina funziona. Se per qualsiasi motivo questo è abbassato, il cestello si può togliere, ma se noi rimettiamo il cestello a posto ma questo rimane giù, la macchina non si accende per una questione di sicurezza. Quindi se noi vogliamo pensare di far funzionare la macchina senza cestello, ovviamente non funziona, perché noi potremmo metterci sotto le mani e sarebbe pericolosissimo, quindi la macchina non si accende. Dobbiamo tirar su questo, bloccare il cestello e la macchina si può usare. Bene, una volta collegata la macchina alla sua presa di alimentazione dobbiamo selezionare il senso in cui dovrà lavorare, quindi di default verso il basso è il senso di lavoro. Se per qualsiasi motivo un pezzo di legno si blocca, dobbiamo fermare la macchina, possiamo cambiare il senso di rotazione e la macchina espelle il pezzo. Però normalmente lo teniamo in questa posizione. È dotato di un interruttore 01, quindi 1 per accenderlo, 0 per spegnerlo. Se per qualsiasi motivo, mentre la macchina è in funzione, l'alimentazione viene a mancare, per qualsiasi motivo si stacca la corrente, quando si riattacca la macchina non si riaccende. Dobbiamo andare noi a premere il pulsante 1 per riaccenderla, altrimenti la macchina non si accende. Altro livello di sicurezza è che se per qualsiasi motivo la macchina si blocca, è dotata di un dispositivo di protezione, per cui non fa rompere il motore, in sostanza va in blocco e evita appunto la rottura o il surriscaldamento del motore stesso. Se succede questo, noi dobbiamo sbloccare con questo pulsante, quindi se per caso noi premendo questo tasto la macchina non si accende per qualsiasi motivo e non riusciamo a capire perché, probabilmente è andata in protezione e dobbiamo sbloccarla con questo tasto. La bocca, o come vogliamo chiamarla, ha una forma particolare ma è appositamente studiata, quindi qua ci andranno i pezzi di maggior diametro, quindi fino a 45 mm, mentre qui c'è agio per infilare i tronchi. La cosa importante è che non riusciamo a infilarci una mano. Ovviamente qualcuno con la mano piccola riuscirebbe benissimo a infilarla, però è inutile dire che è assolutamente una cosa da non fare, però
la forma così stretta e non larga è fatta appunto perché bisogna infilarci i rami ma non le mani, quindi anche qua abbiamo una questione di sicurezza, perché sul fondo vediamo, possiamo vedere le lame, e quelle con la potenza che ha questa macchina si fermano quando ormai è troppo tardi. Comunque sia, una mano normale di un adulto non entra. Mi dimenticavo, piuttosto che metterci le mani usate questo spingipezzo, che è veramente comodo se c'è qualcosa sul fondo che non vuole essere tritato. Alimentazione Schuco 220 volts da qui, è comoda perché ha questa presa, quindi è al riparo dalle polveri, però ovviamente non è IP65, quindi non lasciatela all'esterno, lasciatela sempre all'interno. Comunque sia, qui abbiamo una spina Schuco, non una presa, una spina, per cui dovremo dotarci di una prolunga inevitabilmente qua, perché questa è fissa. In descrizione del video magari vi metto qualche link a qualche prolunga Schuco da giardino, e si attacca semplicemente qui dentro. Da questa parte della macchina troviamo questo regolatore per la lama. A cosa serve? A regolare la lama man mano che si usura, quindi all'inizio, quando la macchina è nuova, noi lo giriamo tutto da un lato. Quando arriviamo a fine corsa facciamo un mezzo giro indietro. Bene, direi che ho parlato abbastanza, passiamo alle prove, quelle vere. Quindi adesso prendo subito qualche tronco e andiamo subito a testarlo, a vedere come si comporta, e poi facciamo le mie solite considerazioni. Ok, sono andato a mettermi una felpa perché c'ho freddo. Adesso ho preso dei legni di varie misure, di vari diametri, adesso andiamo a testarlo. Metto le cuffie, che neanche a farla apposta sono arancioni, e lo proviamo subito. Ok, si è incastrato, ma qui siamo ben oltre i 40 mm, verrà solo per farvi vedere cosa fare. Allora, la macchina si è bloccata, quindi se io la lascio andare così alla fine va in protezione. Per toglierlo cosa faccio? Inverto la posizione del motore e schiaccio. La macchina non va in attivo continuamente, ma si dà i colpetti e libera il pezzo. Qua siamo ovviamente oltre. Ha cercato di tagliarlo, ma a un certo punto non ce l'ha più fatta. Però siamo appunto, come dicevo, qua siamo sui 5-6 cm. Quindi adesso continuiamo col test. Thank you.
Allora, testiamo un attimo la sicurezza. Dunque, così la macchina si accende. Se io invece sblocco questo per estrarre il cestello, la macchina non parte. Adesso andiamo a vedere quello che ho tritato. Ok, come possiamo vedere ha ridotto in brandelli praticamente quasi tutto, tranne i rametti, quelli più piccoli, perché erano verdi, non ce l'ha fatta molto a tagliarli, perché sono ancora verdi, li avevo appena tagliati, e quindi essendo umidi fa un po' fatica, sarebbe meglio lasciarli seccare un attimo prima di tagliarli, però per il resto, anche questo era un po' umido, ma comunque ha tritato bene, soprattutto, appunto, dicevo, soprattutto la legna secca. Devo dire che funziona veramente alla grande. Bene, il video è terminato, devo dire impressioni veramente positive, si monta veramente in 10 minuti e lavora alla grande, quindi permette di ridurre notevolmente gli spazi di ingombro del vostro verde e potete anche evitare di andare in discarica, perché una volta tritato il tutto potete buttarlo nel compost. Quindi questo cosa significa? Meno viaggi in discarica. Se dovete andare in discarica, il cassone del verde sarà meno pieno, quindi vuol dire meno viaggi del camion che viene a prendere il verde, quindi vuol dire che siamo tutti più ecologisti. Stiamo sempre attenti a ridurre il volume dei rifiuti, dei sacchi, facciamo una differenziata, facciamolo anche sul verde. Cerchiamo di ridurre il volume del verde e ce ne guadagniamo tutti. Nella descrizione del video vi ricordo che trovate il link all'acquisto di questo bioturatore Top Shack con un coupon sconto, quindi potete approfittarne. Selezionate magazzino europeo per la spedizione, quindi vi arriva in 5 giorni lavorativi, veramente spedizione rapidissima. Per questa e altre offerte vi invito a seguirmi su Telegram, dove pubblico appunto coupon sconto e offerte veramente lampo e irripetibili come questa, perché questo bioturatore normalmente è venduto sui 300 euro, quindi lo prendete veramente scontato del 50%. Quindi qui sotto in descrizione sempre trovate anche il link al mio canale Telegram ufficiale. Inoltre trovate anche i canali social dove potete seguirmi, come Instagram e Facebook. Non mi resta altro da dire se non ci vediamo al prossimo video.